Una vigilia carica di suspense alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti nel corso dell'udienza pubblica in attesa della sentenza sulla parificazione del rendiconto 2013 della Regione Abruzzo, ovvero sulla veridicità dei vecchi bilanci di previsione che si teme, e forse più di un sospetto, sono stati gonfiati con crediti inesigibili e altre voci in entrata del tutto aleatorie e incerte. Un giudizio negativo sulla correttezza di bilancio ed anche sul riaccertamento proposto dalla Regione sui conti del 2013 che è stato ribadito nella sua relazione introduttiva dal procuratore regionale Maurizio Stanco e di cui ha preso atto il presidente della sezione regionale di controllo Maria Giovanna Giordano. Purtroppo dobbiamo rilevare che mentre le nostre consorelle sezioni di controllo regionali si apprestano a parificare il rendiconto 2015, noi siamo qui attestati sul 2013, abbiamo registrato tutta una serie di ritardi e inadempienze. Ci sono dei residui attivi e dei residui passivi, il cui riaccertamento è stato un po' frettoloso e su queste perplessità noi svilupperemo la Camera di Consiglio e la decisione finale. In prima fila ad ascoltare l'assessore regionale al bilancio Silvio Palucci che sottolinea stiamo mettendo mano a conti inaffidabili lasciati da chi ci ha preceduto. Conosciamo i rilievi perché vi è stato un confronto attivato dal mese di settembre del 2015 e in qualche modo la Regione ha controdedotto. Ovviamente facciamo riferimento a bilanci di altra legislatura e di altra epoca. Il compito che noi abbiamo di fronte, come abbiamo già dichiarato alla Corte dei Conti, è quello di concludere il riallineamento dei documenti contabili, ma allo stesso tempo portiamo anche, penso, come credibilità e serietà il fatto, per esempio, che nel bilancio di previsione abbiamo accantonato circa 80 milioni di euro.